titolo del capitolo sarà Nuova Era. Mentre i Mugiwara si godono i festeggiamenti, continua il combattimento tra i Foderi e Toro Verde. Raizo tenta di aiutare Momo, mentre è catturato dal nemico, colpendo l'ammiraglio con una tecnica legata al fuoco. Toro Verde fa finta di aver subito i danni del colpo, ma in realtà sta benissimo. Tramite i suoi rami, cattura prima Raizo e poi il resto dei Foderi. La scena si sposta su Sukiyaki e Robin, che stanno scendendo delle scale che conducono sottoterra. Ai due si è aggiunto Lo, che non trovando Robin alla festa si è messo a cercarla. Sukiyaki inizia a parlare della storia dell'isola, mentre i tre vedono una grande città sommersa. Sukiyaki spiega che 800 anni fa, Wano era molto più grande, e che la città si trovava a livello del mare. Ad un certo punto della storia, vennero costruite le grandi mura che circondano l'isola, e la città venne spostata più in alto. Nel frattempo, l'acqua piovana accumulata all'interno, formò le cascate che circondano l'esterno dell'isola. I tre giungono in una sala in cui si trova il Rod Point e Griff. Sukiyaki spiega che pur non avendola mai vista, sa che sotto di loro si trova l'arma ancestrale Pluton. Sukiyaki afferma che aprire le porte di Wano significa distruggere le mura esterne e liberare l'arma. Robin si chiede perché Oden volesse fare ciò. Sukiyaki risponde che è a causa di qualcosa che ha scoperto durante il suo viaggio con Roger. La scena torna sul combattimento. Toro Verde è in netto vantaggio e afferma che senza la sconfitta di Kaido, non si sarebbe mai recato sull'isola, e chiede ai Foderi di consegnare Ruffy. Yamato intima a Momo di chiedere l'intervento di Ruffy, ma lo Shogun, in lacrime, risponde che non ha bisogno dell'aiuto di nessuno. Momo sa che non potrà contare per sempre sugli altri, e deve dimostrare di poter proteggere l'isola da solo. Riesce a lanciare un Bolo Breath che trapassa il nemico, liberando i suoi compagni. Sono tutti sorpresi dalla forza dello Shogun, che lancia un nuovo attacco, colpendo ancora una volta l'ammiraglio. Quest'ultimo appare piuttosto infuriato, definendo Momo una copia di Kaido, e lanciandosi nuovamente all'attacco. All'improvviso, dei fulmini neri iniziano ad uscire dai cieli di Wano. Toro Verde rimane paralizzato, urlando dalla paura, chiedendosi chi sia in grado di utilizzare un haki così potente. L'ammiraglio si rende conto che si tratta di Shanks, che insieme alla sua ciurma, si trova ancora nei pressi dell'isola. Shanks è furioso con l'ammiraglio, mentre ripensa ai momenti passati con Ruffy, Momo e Iori. Si vede anche un quarto personaggio, che sembra essere Uta, la protagonista del film Red. Toro Verde, terrorizzato, decide di fuggire, mentre Momo, Yamato e i Foderi festeggiano. Alla festa, vediamo Ruffy in compagnia di Zoro, Sanji e Jinbe. I quattro si sono resi conto di quanto accaduto, e stanno commentando il successo dei samurai. Jinbe si chiede di chi fosse l'haki appena avvertito. Vediamo la nave di Shanks abbandonare Wano, mentre Ruffy, sorridendo, capisce che si tratta di Shanks. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.